Ciao ragazze, allora come al solito vedete i miei pennelli incasinatissimi, però ormai ci siete abituate. Questa è la seconda parte della recensione dei prodotti e.l.f. che ho, in particolare questa è la parte dedicata agli occhi. Volevo dirvi che in realtà io ho anche due smalti di e.l.f. Solo che non vi faccio la recensione perché allora uno non l'ho provato abbastanza, quello dell'ultimo ordine, me l'ero un po' dimenticato, e mentre l'altro sono semplicemente no, Black Goddess, come si chiama? Beh, non mi ricordo, comunque quello sono brillantini dorati, quindi non è nulla di speciale. Da quello che ho potuto provare sono abbastanza buoni, però appunto non vi dico ancora, non vi dico niente sugli smalti per adesso. Allora, partiamo subito con la recensione. Parto da un prodotto che conoscerete tutti, è della linea base ed è l'Eyelid Primer. Allora, questa è la tonalità Sheer, ce l'ho da parecchio, è forse il secondo o il terzo che compro e adesso visto che hanno fatto anche altre tonalità, però io appunto ho ancora questa qui, ho solo questa qui Sheer. Allora, costa 1,70 euro perché appunto è della linea base, contiene all'interno 4,81 grammi. Ed è appunto come vi ho detto Sheer, ve la mostro. Allora, quando l'ho andata a mettere sembra quasi color carne, vedete qua un pochino si vede, però poi la sfumate e diventa completamente trasparente. A me questa base, vi ho già fatto la recensione di tutti i primer che ho, vi metterò poi il link nell'info box. Comunque questa base mi piace un sacco. L'unico non difetto, però l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto vedere in questa base è la pigmentazione, nel senso, come vi ho detto, dura tantissimo, dura veramente tanto, gli ombretti li fa durare tanto, solo che in un certo senso preferisco quella di Kiko perché a parità di durata, almeno sui miei occhi, durano entrambe tantissimo. A parità di durata, quella di Kiko è leggermente pigmentata, leggermente rosata, quindi toglie le discromie della palpebra, cancella un po' le discromie della palpebra e le venuzze. Io ho la pelle degli occhi molto sottile, quindi senza trucco e senza niente si vedono proprio i capillari. Invece con quella di Kiko i capillari si coprono, con questa no, perché è proprio completamente sheer, trasparente. Però comunque dura tantissimo, io l'ho tenuta su, dunque, 2 capodanni che uso questa, e durata più di 12 ore, perché mi sono truccata alle 6, mi sono struccata alle 10 della mattina dopo, e quindi insomma, il trucco era tutto là, veramente tutto là, quindi è ottima. Io ve la straconsiglio, a maggior ragione costa 1,70 euro, ottima. Poi, per rimanere sulla linea base, vi mostro queste palettine che già vi ho mostrato nel video delle mie palette, che sono le Brightening Eye Color e anche queste costano 1,70 euro. Allora ve le mostro una a una. Questa è la Butternut, che ha colori, allora ha questo, purtroppo non, allora, c'è un mini specchiettino che secondo me non serve a niente, però vabbè. Sono veramente molto piccole. Infatti, secondo me sono ottime da portare in borsa, veramente ottime, o anche da portare in vacanza per un weekend, veramente, veramente ottime. Vengono con un caspitiello che io ho buttato all'istante perché è proprio minuscolo, è proprio così. E allora vi mostro appunto questa. C'è questo giallino pallido pallido, purtroppo è quasi finito questo colore, quindi non si vede, pallido pallido con dei brillantini. Poi c'è questo color pesca di cocca, che
che è forse il meno pigmentato dei quattro, che qua, come al solito, la mia macchinetta fa vedere bianco, perché il suo colore, il rosa, i pesca, non li prende. Vabbè, ve lo provo a mettere qua, ma ecco, così leggermente. E poi ci sono questi due colori che sono pigmentatissimi, sono molto belli. Uno è questo color marrone bronzato e l'altro è questo color marrone veramente molto scuro, e sono tutte e due non direi, sì, diciamo, ma no, non direi shimmer, direi più che altro satinati. Invece il color albicocca è matte. Purtroppo fuori nevica, come saprete, ormai sta nevicando in tutta Italia, e quindi ho le persiane chiuse. Però non dipende solo dalle persiane, dipende proprio dal fatto che la mia telecamera, la mia fotocamera non cattura bene il color pesca. Poi ho, quindi, allora, questa a me piace un sacco, lo sapete che lo uso per il trucco esame, ve l'ho già detto più volte, e mi piace. Poi ho questa qui, che è la Nouveau Neutrals, che forse è quella che mi piace di meno. È la prima che ho comprato, però non mi piace moltissimo. È abbastanza pigmentata, nel senso che ha questo grigio pallidissimo, che sembra quasi bianco, questo verde marcio che ha una pigmentazione, io direi, media, questo color beigiolino carne che è pigmentato, questo, e poi c'è questo color marroncino nocciola, un po' più scuro, di color nocciola. Anche questo è abbastanza pigmentato. La uso un po' poco perché la combinazione dei colori, molto spesso, allora, io queste palettine le prendo e faccio direttamente un trucco con tutta la palettina. Di questa palettina, infatti non so perché l'ho presa, non chiedetemelo, la combinazione dei colori non mi piace tanto, nel senso non mi permette di fare un trucco completo. Quindi la uso un po' meno, fra le quattro forse quella che mi piace un po' di meno. Comunque è pigmentata, perché, anzi, questo non c'entra niente, vedete, è pigmentata, però diciamo che è quella che preferisco di meno. L'idea di queste palette a me piace un sacco, perché sono piccoline, si possono portare in giro, costano 1,70 euro, avete quattro colori. L'unico difetto forse che hanno è che non tutte sono pigmentate allo stesso modo, però ragazzi, alla fin fine costano 1,70 euro, quindi secondo me vale la pena di provarle. Perché comunque, appunto, ripeto, costano 1,70 euro alla fine, e poi sono comode veramente da portare in viaggio. Poi ho questa qui, che è la Silver Lining, e abbiamo questo bianco shimmer, bianco, anzi sarebbe un rosa chiarissimo shimmer, che però alla fin fine appare bianco, questo bellissimo blu viola con brillantini fucsia, che veramente è un blu viola, perché quando lo prendo, allora, sul dito sembra blu, in realtà qua dentro sembra un viola scuro. Quando lo mettete, dipende come batte la luce sull'occhio, sembra certe volte blu, certe volte viola. È un colore molto particolare che mi piace un sacco. Poi c'è questo grigio scurissimo, quasi nero, anche questo molto pigmentato, e poi c'è questo rosa shimmer metallico, più che shimmer, anche questa è molto pigmentata, cioè è abbastanza pigmentata. I due colori che più sono pigmentati sono questi due della Butternut, però anche questa ha una buona pigmentazione, devo dire, molto carina. Specialmente questo blu viola è un colore particolare,
Quindi si possono fare trucchi particolari con questa palettina. Intanto, se sentite rumore, perché sto cercando di pulirmi le dita. Poi l'ultima è la Ivy, se non erro, non leggo dietro, però dovrebbe chiamarsi così. Allora, è più sui toni del marrone verde. Questa mi piace un sacco perché anche questa ha colori particolari. Allora, c'è questo verde chiarissimo, molto pigmentato e direi è satinato e ha dei brillantini argentati. Mi sta andando via la voce nel frattempo. Poi c'è questo verde più scuro, verde bosco, io lo chiamo, che è matte. Poi c'è questo bellissimo colore che è molto particolare, è un color verde oliva con dei riflessi, verde oliva dorato, ha tantissimi riflessi dorati ed è veramente bello, è veramente molto particolare. E poi c'è questo marrone che è un marrone ancora diverso rispetto ai marroni che vi ho mostrato prima, è un marrone freddo, con dei brillantini sull'argentato dorato. È un marrone particolare che secondo me non si trova moltissimo in giro. Veramente molto carina. Quindi io ve le consiglio. Quando devo fare un trucco veloce, quando le devo buttare in borsa perché magari, che ne so, devo uscire, sono in ritardo, magari vado prima a casa del mio moroso, mi do una truccata veloce con quelle, anche solo un colore, basta. Veramente sono molto carine, poi costano 1,70 euro. Poi passiamo alla linea studio. Allora, ho una palettina che è l'Eye Transformer, che ce l'ho da parecchio tempo ormai. Scusate, stavo prendendo una matita perché voglio mostrarvi una cosa. Allora, l'Eye Transformer che cos'è? Molte ragazze si chiedono appunto che cos'è l'Eye Transformer. È una palettina con ombretti in polvere, tranquillamente, e sono degli ombretti che sono bianchi, diciamo, con dei riflessi, non sono brillantini, sono proprio riflessi verdi in questo caso, gialli dorati, rosa e azzurrino viola. Allora, visti così, sono molto blandi, nel senso, non si vede molto la differenza. Sì, si possono usare come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare. Certe volte lo faccio quando, insomma, prendo la palettina velocemente e via, metto questo sotto l'arcata sopraccigliare alla fine di un trucco. Però in realtà servono per dare dei riflessi particolari all'ombretto. Io infatti li applico se, per esempio, ho un ombretto matte o comunque un ombretto di cui mettiamo un ombretto verde di cui voglio risaltare i propri riflessi verdi, applico appunto la parte verde. Qua in camera sembrano tutti uguali e purtroppo risultano così in quasi tutte le cam. Però ecco, è caduto tutto di nuovo, ma ormai ho in ogni video. Proprio perché sono ombretti un po' particolari, quindi in camera, ripeto, non si vedono. Anche perché il riflesso è proprio leggero, però appunto quando lo mettete sopra un altro ombretto si vede parecchio il riflesso e a maggior ragione, ancora di più, si vede, aspettate che vi pulisco, si vede sopra a una matita nera. Certe volte è anche bello, intanto faccio quattro, questa qua è una matita nera qualsiasi, faccio un attimo quattro segni di matita e vi mostro cosa voglio dire. Certe volte è proprio bello anche solo applicare la matita nera su tutta la palpebra e poi applicare sopra questi ombretti. Allora, mannaggia, non si vedono i riflessi. Allora, li faccio tutti.
poi vi mostro. Praticamente, allora, si vede un po' col verde, con gli altri si vede un po' meno. Ecco, vedete, anche dipende come cambia la luce. Vedete che cambia il colore della matita nera sotto? Viene una matita nera con riflessi verdi e il trucco viene veramente carino. Vedete qua invece ha riflessi più viola, con l'azzurro e il giallo si vedono un po' meno, più viola, scusate, più rosa volevo dire. Con l'azzurro e il giallo si vedono un po' meno, però il verde e il rosa si vedono parecchio. Allora, costa 4 euro, se non erro, sì, 4 euro, ed è, allora, non so se consigliarvelo o no, nel senso, è una palettina carina se volete togliervi uno sfizio. Di certo non è una cosa indispensabile, perché sono semplicemente degli ombretti con dei riflessi e che quindi cambiano il colore dell'ombretto sotto. Non è, ripeto, non è una cosa indispensabile, però è carina, insomma, è una cosa carina, e quindi se mi chiedete se ve la consiglio, ni. Poi, ultimi tre prodotti che vi mostro sono sempre della linea Studio. Allora, ho provato della linea Studio un pigmento che di tutto quello che vi ho fatto vedere è proprio forse quello che assolutamente non vi consiglio. Se l'Eye Transformer era un ni, questo è un no. Allora, è un pigmento viola, si chiama, sì, figuriamoci se c'è scritto, no, infatti, comunque è l'unico viola che c'è, Violet, no, non lo so, comunque è l'unico viola acceso che c'è. Allora, primo difetto, è impossibile veramente tirare fuori il prodotto da questa jar. Cioè, è veramente un casino. Cioè, veramente non riesco. Il colore, sì, non è male, però ne ho trovati altri in giro. Intanto scusate, faccio casino, ma se non faccio così, cioè è carino, nel senso è viola con riflessi blu, questo sì, però voglio dire, poi quando l'ho andata a mettere è molto molto blando e non mi è piaciuto, non è molto pigmentato, non mi rimane nemmeno tanto sulla palpebra. Io non so se dipenda dal colore, perché un difetto dei prodotti e.l.f. è che in relazione al colore, un po' capita con tutti i prodotti perché dipende dal pigmento che c'è dentro, però specialmente con e.l.f. in relazione al colore il prodotto è più o meno buono, quindi non so se dipenda dal colore, però vi dirò, a me non è piaciuto, vedete, è molto molto blando. Il colore è proprio, non è molto pigmentato, appunto, la giara è scomodissima e non dura molto, si deve proprio costruire il colore, fare più strati perché sennò non si vede. Quindi io i pigmenti, o almeno questo pigmento qui viola, non ve lo consiglio assolutamente. Poi veniamo ai miei due amori, anzi il mio vero amore lo lascio per ultimo. Allora, vi mostro prima, non vi ho detto quanto costa il pigmento, dovrebbe costare anche questo sui 4 euro, se non erro, però è l'unico prezzo che non mi sono scritta, che organizzazione. Allora, vi dicevo, questo è il cream eyeliner, costa 3 euro, ed è nella colorazione Metallic Olive. Allora, vi dico i pro e i contro di questo eyeliner. Come è successo a tante altre ragazze, viene via. Però vabbè, pazienza, nel senso,
sì, ti girano un po', però voglio dire, costa 3 euro. Amen. Quindi è arrivato appiccicato qua e quindi si vede il segno, però pazienza. Il colore è molto carino, è proprio un verde oliva, è molto pigmentato. E a me il prodotto piace, a parte questo fatto che si stacca, però il prodotto a me piace. È molto cremoso, è proprio un cream eyeliner, non è in gel, è proprio una crema. È molto cremoso, si stende abbastanza bene. Non dovete prenderne troppo, però, perché se no cosa succede? Che voi andate a prendere l'eyeliner e mettendone troppo si crea la classica riga in mezzo e il prodotto tutto ai lati. Non so se mi sono spiegata. Quindi l'effetto poi è brutto. Voi ne prendete poco, comunque è piuttosto pigmentato e a me questo colore è piaciuto. So che invece altri colori sono pessimi, tipo il bianco. Questo olive green o green, sì, metallic olive, ecco, a me piace, anche dei riflessini dorati, e è molto cremoso, ah, e dura, a me dura parecchio, quindi ottimo per 3 euro, dura, si stende bene, se ne mettete in piccole quantità, è ben pigmentato, quindi a me piace. Ora però veniamo al mio amore, l'ho tenuto per ultimo, ed è il prodotto in questione, è il cream eyeshadow. Allora, io premesso, ho provato solo questo, quindi può essere che succeda, come succede, come vi ho detto prima, che cambiando il pigmento, cambiando il colore, la resa del prodotto non è la stessa. Allora, questa è la tonalità Pewter, se non erro, ed è un color taupe tendente un po' al verde grigio. Sì, un taupe tendente un po' al verde. Il colore a me piace un sacco. Come vedete è ben pigmentato. A me è capitato di mettere solo questo sulla palpebra, senza nemmeno il primer sotto, e a me è durato parecchio. Chiaramente non dovete fare uno strato troppo spesso perché sennò va nelle pigliette. Se però lo sfumate bene, rimane, a me è rimasto parecchie, parecchie ore. Non so se lo vedete, spero di sì. E io veramente lo amo, prenderò sicuramente altri colori e vedrò se sono buoni quanto questo. Costa 3, no, scusatemi, costa 4 euro e l'unico lato negativo è che effettivamente il packaging è cioè c'è un po' spreco di packaging di plastica perché è un po' troppo, però è carino, dico la verità, cioè è carino proprio da vedere. A me il prodotto all'interno veramente piace un sacco. Provo a farvelo rivedere magari qui. È molto modulabile, eh? Io lo applico molto spesso anche picchiettando. Vedete, qua ne ho messo di meno, qua ne ho messo un po' di più. Lo applico molto spesso anche sì, pigmentando, picchiettando. Ve lo faccio vedere così che magari si vede meglio. Ha dei riflessi particolari e questa luce non gli rende giustizia, però per me è ottimo, io ve lo straconsiglio, perlomeno il Pewter, non so gli altri. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che il pigmento maledetto che odio viene con un pennello, che non è questo il pennellino, un pennellino simile a questo. Niente, però non mi piace, quindi ciao. Niente, io penso e spero di avervi detto tutto. Come al solito, se avete domande lo scrivete sotto e io rispondo il prima possibile. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video che sarà quello sui prodotti per le labbra e poi devo fare il video dei preferiti. Vi
Boh, direi che questo video è finito. Ciao!